Buongiorno a tutti. Rivolgo un saluto a tutti i presenti, alle autorità che rappresentano le istituzioni e ringrazio i presidenti del quinto municipio e del settimo municipio. Saluto anche il consigliere metropolitano Abbondati e il consigliere regionale Valeriani. Un saluto particolare alle famiglie delle vittime del rastrellamento del quartiere del Quadraro, alle associazioni e a chiunque contribuisce a mantenere vivo il ricordo di questi uomini coraggiosi, che hanno creduto in un ideale, hanno resistito e contrastato gli orrori della guerra, le violenze disumane del nazifascismo, l'oppressione di un sistema autoritario, dando testimonianza con la loro rivolta morale di solidarietà e amore per la patria. Sento che è emozionante trovarsi in questo parco che reca il nome del 17 aprile 1944. Oggi è un anniversario importante perché è l'occasione per proclamare e rinnovare sentimenti di libertà e giustizia che sono fondamentali per la nostra civiltà. È anche un'occasione per ribadire e tenere vivi gli ideali e i valori di democrazia che al pari della libertà non possono mai essere dati per scontati. Il ricordo del 17 aprile 1944, nella sua drammaticità, ci porta a provare ancora più gratitudine verso coloro che hanno messo in gioco la loro vita per la liberazione dell'Italia. Il rastrellamento si colloca infatti in un percorso storico che vede le forze partigiane in lotta contro il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana e contro l'occupazione nazista. Una lotta eroica che ci ha condotto al 25 aprile dell'anno successivo, giorno fondamentale per la storia d'Italia, in quanto simbolo della vittoria della resistenza militare e politica dei partigiani. Questo quartiere di Roma e i suoi abitanti custodiscono perciò l'orgoglio di un passato eroico e la fierezza del sacrificio del migliaio di uomini deportati in Germania e costretti a lavorare in condizioni disumane. Non dobbiamo mai dimenticarci di questo passato, dei sacrifici e del sangue versato per difendere libertà e democrazia. Le diversità di opinioni, di razza, di religione sono elementi di ricchezza che vanno valorizzati e non possono determinare, come accade tristemente ancora in questi giorni, guerre, atti di terrorismo e violenza. Sia questo anniversario un momento per ringraziare i nostri eroi nazionali e in particolare quelli locali, perché hanno determinato in positivo la nostra storia, perché ci hanno insegnato che non si può fare a meno di ideali e di valori. Come ha detto il nostro Presidente della Repubblica, la cultura, l'intelligenza, la coscienza civile sono parti essenziali di una società viva, perché sostengono quello spirito critico che è condizione dello sviluppo, della tolleranza e della tenuta stessa dell'ordinamento democratico. Stiamo parlando del fondamento etico della nostra nazione, che deve restare un riferimento costante sia dell'azione dei pubblici poteri, sia del necessario confronto nella società, per affrontare al meglio le novità che la storia ci pone davanti. Grazie a tutti. Buona domenica. Buongiorno a tutti. Sono qui in rappresentanza del quinto municipio e chiaramente porto i saluti del presidente Gianmarco Palmieri che non è potuto rappresentanza chiaramente del municipio Roma 5, in quanto Gianmarco oggi purtroppo non può essere presente perché ha avuto un attacco febbrile. Ringrazio chiaramente i cittadini che sono qui presenti, ringrazio gli eredi, le famiglie di coloro che nel 44, il 17 aprile del 44 hanno subito uno degli atti più drammatici della storia della resistenza romana e della deportazione del Quadraro. Ringrazio tutti i testimoni, diciamo, di quel tempo e anche i testimoni che sono qui presenti e che oggi rinnovano, diciamo, il loro impegno perché quell'episodio, quello spaccato della nostra storia possa rimanere impresso nella nostra memoria e soprattutto rappresenti una parte, diciamo,
della storia di questa città e del nostro quartiere. È evidente che quando parliamo, diciamo, di episodi come questo, che hanno coinvolto la cittadinanza romana, in quei 270 giorni in cui Roma è stata sotto la tirannide nazifascista, è sempre difficile in qualche modo, come dire, essere all'altezza, diciamo, di quei giorni, di quelle persone, di quelle vicende umane. In quel periodo Roma non è stata soltanto, diciamo, una città occupata, è stata una città violata. Il rastrellamento del Quadraro è secondo soltanto a quello delle Fosse Ardeatine. In quei giorni, diciamo, la popolazione tutta subiva, diciamo, non soltanto gli aspetti derivati dalla dominazione, ma anche tutte le conseguenze. Erano i giorni degli assalti ai panifici, erano i giorni, diciamo, in cui la fame in qualche modo era uno degli elementi con cui ci si confrontava quotidianamente. E se le forze nazifasciste, i nazisti insieme ai fascisti repubblichini, decisero appunto di dare una lezione al Quadraro, era perché in questa zona appunto c'era non soltanto una resistenza fatta, diciamo, di guerriglia, di pratica quotidiana, c'era anche una comunità, c'erano delle comunità che a Roma venivano ritenute appunto ostili. Questa è stata una delle ragioni perché quel 17 aprile fu decisa, diciamo, la deportazione del 1947 nei campi di sterminio, nei campi di lavoro che poi furono di sterminio, visto anche i numeri che poi ne sono derivati. Diceva bene appunto chi mi ha preceduto, la memoria è un elemento, diciamo, straordinario della nostra storia. Sta però a noi istituzioni, ma noi comunità, tenerla viva, curarla. Se non la si cura, se non la si tiene viva, se non la si cura, non si tiene viva nella pratica quotidiana, si rischia in qualche modo di fare di questi momenti, diciamo, degli esercizi retorici. Noi dobbiamo appunto emanciparci da questo, noi dobbiamo ogni giorno, attraverso la pratica quotidiana e noi che rappresentiamo le istituzioni, attraverso l'esempio, garantire che quella memoria non vada persa. Per questo, come dire, oggi dobbiamo onorare quelle vittime, quelle persone che sono state deportate, onorare le loro famiglie e onorare quella storia, sperando, diciamo, di essere noi testimoni e nello stesso tempo, come dire, garanti di quel sacrificio che è stato, diciamo, la condizione per cui oggi noi cittadini possiamo liberamente esprimere il nostro punto di vista e noi oggi, come dire, riconoscerci come comunità intorno a dei valori comuni. Ecco, rinsaldiamo, diciamo, questo vincolo di comunità e probabilmente daremo il nostro miglior contributo perché quella memoria rimanga viva. Grazie a tutti. Intanto il primo grazie, insomma, il primo saluto lo faccio sicuramente agli abitanti di questo quartiere, un quartiere che rimane ancora oggi quel nido di vespe, quel luogo di resistenza che poi è il modo migliore per ricordare. Oggi, 17 aprile, ricordiamo il rastrellamento, ma la memoria la facciamo tutto l'anno, la facciamo con i nostri atti quotidiani, lo facciamo con tutte quelle attività, tutti quei gesti, tutte quelle cose che ci caratterizzano, tutti quei valori comuni che andiamo a portare nei nostri gesti. Questo vuol dire difendere la Costituzione, vuol dire difendere i diritti, riportare il valore dell'antifascismo oggi, dovunque, all'interno delle scuole, in particolare luogo in cui spesso oggi manca la memoria. Manca una memoria che deve essere viva, deve essere riportata, fino a che abbiamo ancora qualche compagno partigiano, è importante che questi raccontino la loro storia, che si ricordi tutto quello che sono stati fatti, conoscere il quartiere in cui si vive. Un quartiere che ha dato tantissimo, ma ha dato tantissimo anche dopo il rastrellamento. Pensiamo a tutte quelle donne che hanno messo, insomma, il loro impegno per portare avanti le famiglie, per andare avanti in una situazione che sicuramente non è stata facile. Una deportazione che ha portato 947 persone a diventare schiave di Hitler. Questo è quello che dobbiamo aver chiaro. E qui chi è rimasto ha lavorato, ha continuato a lottare, e questo è il vero sentimento che secondo me dobbiamo
ricordare oggi, dobbiamo ricordarci di questo impegno e riportarlo con noi in tutto quello che facciamo, in tutta la comunità che vive e rende vivo questo quartiere e questo territorio, che rimane quel nido di vespe. Io ritengo che questo quartiere negli anni sia cambiato poco, perché ancora siamo frutto di grandi resistenze, di tutto quello che sono i principi fondamentali, di tutto il fermento. Siamo una città, siamo un quartiere che continua a vivere, continua ogni giorno a lottare su tutto, pensando ai diritti, a tutto quello che sono le cose di base. Io mi aspetto anche oggi, 17 aprile, secondo me non è fuori tema, riconoscere un altro diritto, quello dell'espressione. Oggi ci sarà il referendum e su quello, insomma, spero che ci sia un impegno comune, perché è un diritto di tutti e anche un dovere esprimere la propria opinione. Su questo, ma come appunto su tutti quelli che sono i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, dobbiamo lottare, dobbiamo rivendicarli, dobbiamo continuare a avanzare e dobbiamo fare in modo che la memoria non sia soltanto memoria, ma diventi sempre impegno. Un impegno quotidiano su cui tante delle persone che sono qui oggi si conosco e so che fanno, si adoperano proprio per riportare questa memoria. Io vi ringrazio, ringrazio anche appunto le altre istituzioni che sono qui oggi, ma ringrazio soprattutto questo quartiere che rimane resistente, rimane sempre un baluardo in questa città. Esatto, non esiste solo il 17 aprile, questa è una data, noi ce ne ricordiamo. 79 anni, sono 77 anni che abito qua, sono figlia di un ex deportato. Capito? E il quartiere è rimasto quasi come era prima, non c'è stata nessuna miglioria, tante promesse ma nessuna mantenuta. E non mi sembra giusto, anche perché siamo stati inseriti in una medaglia d'oro, che no, non per questo ce l'hanno data per far bella figura solo in municipio, penso che sulla pelle nostra si augura pure di darsi una svegliata. E quello però parte da un lavoro comune, anche interno alla comunità, di cui è parte anche questo municipio. Su questo, insomma, l'impegno costante da parte delle istituzioni c'è, nei limiti di quelle che sono le nostre possibilità e nel massimo del nostro impegno quotidiano. Lo sanno anche, insomma, il lavoro che abbiamo fatto quest'anno sulla memoria, credo sia stato molto fitto, l'abbiamo visto anzi soprattutto lavorando con l'AMPI, lavorando all'interno appunto delle scuole, sui quartieri, e questo poi ovviamente non è appunto solo ricordo, ma deve anche diventare un gesto come diceva lei, perché altrimenti se no stiamo soltanto parlando e questo... Passare degli anni muore, anche questo, perché c'è pure questo da mettere a conto, che piano piano finché siamo ancora in vita qualcuno di noi si regge la cosa, ma una volta morti noi, chiuso, proprio amen. Speriamo, insomma, con lei ci passiamo qualche anno, però insomma speriamo che la mia generazione si sappia prendere anche un po' un impegno. Insomma, speriamo di saper imparare e saper andare avanti anche appunto portandoci tutto quello che è il lavoro fatto da chi è venuto prima di noi, ha lottato appunto su questo territorio e insomma ha saputo appunto difendere il nostro paese e garantirci tutti quelli che sono i diritti che abbiamo oggi. Io vi ringrazio, lascio insomma la parola anche. Buongiorno a tutti, io porto il saluto della città metropolitana, di tutto il Consiglio della città metropolitana di Roma Capitale. Ritengo che questa mattina sia doveroso da parte delle istituzioni essere qui a 8 giorni, tra l'altro dal 25 aprile, che è un po' il compleanno della libertà e della democrazia per questo Paese, e celebrarlo stamattina, iniziare stamattina a ricordare questo evento che ha segnato così in maniera drammatica la storia di questo quartiere, non è soltanto un esercizio di memoria, non è soltanto per ricordare. Diceva Pietro Calamandrei in un famosissimo discorso, in un celebre discorso ai giovani di Milano: se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Ecco, non si tratta soltanto di fare memoria,
Si tratta di, visto che siamo anche in tema di Costituzione, il 25 aprile è anche la giornata per capire e riflettere su come è nata la nostra Costituzione. Bisogna saperla anche leggere, e se la si alza e la si guarda in controluce, si guarda che nella filigrana di quella carta vi sono scritte le storie delle donne e degli uomini che hanno, col loro sacrificio, il loro impegno, la loro lotta, hanno dato a questo paese libertà e democrazia. Per questo l'esercizio che le istituzioni devono fare non è solo quello di essere, diciamo, nei luoghi della presenza per testimoniare il ruolo e la funzione delle istituzioni, ma è quello di continuare a guardare insieme ai cittadini di questo quartiere e dell'intera comunità nazionale quella carta in controluce, capendo che la storia e il sacrificio di tante donne e uomini hanno aiutato a costruire oggi questo paese di libertà e democrazia, e va costruito ogni giorno con la testimonianza e il lavoro di ogni comunità. Grazie. Buongiorno a tutti, io porto i saluti del Presidente Zingaretti in rappresentanza della Regione Lazio. Non è il primo anno che vengo qui sia a rappresentare un'istituzione, ma anche e soprattutto da persona di questi quartieri, di questo pezzo di città che conosce la storia del Quadraro e del Nido di Vespe. È importante essere il 17 aprile qui, cittadini, istituzioni, per una cosa, guardate, molto banale, per dire che i giorni dell'anno non sono tutti uguali. Ciascuno di noi ha delle ricorrenze durante l'anno che appunta sul proprio calendario, un compleanno, una ricorrenza particolare. Il 17 aprile per noi, per tanti di noi, rappresenta quel giorno, uno di quei giorni in cui la storia collettiva, civile di questa città e non solo, si deve fermare un minuto a riflettere. Il 17 aprile per moltissimi di noi è ancora, io mi auguro che si faccia di tutto, le istituzioni in primis perché continui ad esserlo, un giorno in cui si ricorda una delle pagine più belle della storia di questa città. Lo diceva chi mi ha preceduto, la memoria ha un valore prezioso, un valore fortissimo. Si rischia in questi casi di dire frasi fatte, come spesso accade, la memoria serve a costruire il futuro, è vero. È un giorno diverso dagli altri per molti di noi, ma per ricordare che cosa? Che le storie non sono tutte uguali. E c'è stata una storia nobile, importante, coraggiosa, di tanti uomini in questa città che hanno combattuto il nazifascismo, e tante altre storie che si possono anche raccontare, ma senza enfasi, che invece hanno costruito e hanno lasciato il segno delle cose più brutte della nostra storia. Ecco, quelle 1000 persone che noi ricordiamo quasi ogni anno, c'è stato un brutto periodo negli anni scorsi in cui il Comune di Roma, che doveva essere orgoglioso di questa ricorrenza, ricorderete, non si faceva vedere da queste parti. Ecco, io penso che questa giornata è importante perché quelle 1000 persone, quei tanti 1000 in Italia, lo diceva adesso il mio collega della città metropolitana, ricordando la Costituzione del nostro Paese, hanno dato la vita, le loro speranze, i loro sogni per consegnarci un paese migliore, che spesso viene rimesso in discussione anche da una memoria non condivisa, non coltivata, per cui nell'oblio, nell'indifferenza, tanti 17 aprile, tanti momenti storici importanti della storia di questo paese vengono lasciati nel dimenticatoio. Questo pezzo di Roma è stato un pezzo di Roma importante perché ha suonato la carica, ha dato la scossa a tanti altri concittadini che quel gioco fascista, nazista, contro le ragioni stesse della vita doveva essere in qualche modo contestato, bisognava ribellarsi. Ecco perché è importante oggi ascoltare anche il monito di Wanda, che ci dice: dopo di noi, chi lo farà questo lavoro di monito? Chi prenderà il testimone di quello che è accaduto tanti anni fa? E il rappresentante del municipio ha detto una cosa bella, ha detto: proveremo a farlo noi, perché le giovani generazioni debbono avere questo compito. Ecco, io voglio ringraziare per davvero soprattutto i municipi attuale quinto, l'attuale settimo,
che di più in questi anni hanno coltivato questa memoria e sono cresciute generazioni di bravi amministratori e di bravi politici che invece questo tema della memoria, dell'antifascismo e del culto del nido di vespe e dei fatti orribili del Quadraro sono stati una pietra angolare per costruire anche tante belle pagine di buon governo. Penso che è importante oggi ricordarlo in un modo semplice, quasi silenzioso, però è molto più importante farlo tutti i giorni, perché il 17 aprile per molti di noi è un momento fisso nell'agenda per venire a ricordare questo fatto, ma è importante farlo veramente in silenzio, ma con concentrazione tutti i giorni dell'anno. Grazie. Il cerimoniale del Comune mi ha gentilmente, dopo gli interventi delle autorità istituzionali presenti, di fare una breve presentazione per ricordare alcuni particolari, perché qui abbiamo presente con noi l'onorevole Laura Coccia, che nella Commissione Cultura della Camera, abbiamo il carissimo dottor Vincenzo Calò, che è il coordinatore regionale dell'ANPI, io sono il segretario generale dell'ANFIM e l'Associazione delle Fosse Ardeatine, ma obiettivamente devo dire che le parole che sono state ascoltate stamattina fanno onore e merito a questa iniziativa. Do la parola al dottor Vincenzo Calò, rappresentanza dell'ANPI. Buongiorno a tutti, vi ringrazio, vi porto il saluto mio personale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, senza dire troppe cose, perché ci sono dei luoghi, ci sono dei momenti, ci sono dei giorni, ci sono delle strade, ci sono dei parchi, laddove davvero usare parole inutili, perché la storia è già raccontata da quei luoghi dove i silenzi dicono molto più di ciò che le parole possono esprimere e possano dire. Io credo che ritrovarci oggi vuol dire esserci ritagliati quello spazio di autorevolezza e titolarità a dire che abbiamo vinto la nostra battaglia molti anni fa, quando contro il nazifascismo e di fronte al pericolo che esso esprimeva, un popolo intero, il popolo italiano, insieme alla parte buona di quegli uomini e di quelle donne che dall'estero sono venuti a combattere, ad abbracciare la nostra causa, abbiamo scelto di stare dalla parte giusta, la parte di coloro i quali erano contro la disuguaglianza, contro la sopraffazione, contro un sistema che negava quei diritti che erano fortemente messi in discussione, che potevano essere negati alla popolazione intera. Quindi la battaglia degli italiani come grande battaglia di popolo contro il nazifascismo. I nazisti, che avevano la loro cultura ben inseminata e che volevano diffondere nell'Europa e nel mondo, i fascisti italiani, che scelsero un modo di vedere e di concepire la società a dispetto di quanto non fosse per i principi poi rappresentati al meglio dalla Costituzione repubblicana. Ecco perché io credo che il massimo riconoscimento vada a quell'azione di coraggio che noi ancora oggi facciamo, ricordando i fatti di quel periodo e di quei tempi. Perché se l'idea era quella, con la politica Nacht und Nebel, nella notte e nella nebbia, di cancellare tutto facendo terra bruciata di ogni cosa che potesse essere memoria, noi qui siamo oggi a dimostrare che la memoria è viva e vegeta ed è a disposizione delle nuove generazioni. Dobbiamo solo sentirci all'altezza, se e per quanto possibile, di essere noi tramiti di quel sistema di valori. Perché così sia, bisogna praticare l'antifascismo, la democrazia e i principi di libertà, di uguaglianza e di giustizia ogni giorno, non solo durante le ricorrenze, non solo quando ci sono giorni o momenti in cui ricordano particolarmente taluni fatti. Ecco perché partecipare vuol dire avere la titolarità e la scelta consapevole di dire la propria e non sottrarsi alla possibilità dell'esercizio della democrazia. Si chiama diritto al voto, in qualsiasi espressione esso venga concepito. Si chiama difendere la Costituzione repubblicana nel solco tracciato dai padri costituenti, perché realmente rappresenti quel luogo di giustizia, di democrazia, di libertà, di uguaglianza, e qualsiasi azione venga fatta in quella ottica, in quella logica. Si chiama acquisire fortemente la consapevolezza che si è antifascisti per quello che succede oggi, non solo per quello che è successo più di 70 anni fa. Antifascisti perché ogni volta e se nel Mediterraneo affonda un barcone ci deve essere una forza uguale e contraria che si indigna perché ciò non accada più.
quindi antifascisti non solo perché si è deciso di far della retorica la propria arma di comunicazione, ma perché si crede che davvero di fronte a ogni fatto ingiusto ci si debba ribellare. Io sono qui per dirvi grazie, ringraziare le istituzioni in maniera non formale e sincera, ringraziare ovviamente le altre associazioni e dire che si è antifascisti per come si pratica e per come si agisce nel proprio agire, proprio in rappresentanza di quei valori che non riteniamo giusti. Perciò antifascisti tutti insieme, ognuno di noi da solo non può nulla, come comunità si può davvero cambiare il corso delle cose. Vi ringrazio. Possiamo dimenticare che il diritto di voto è stato conquistato con il sangue della gente, per cui questa libertà è qualcosa che si può nel pensare pro o contro, sì o no, come si pensa sempre ricordando a quel sacrificio che ci ha dato quella libertà. Mi permetto di ricordare un paio di fatti molto importanti del quartiere, visto che insomma c'è tutta una storia che mi riguarda sia personalmente che come associazione, ma vorrei ricordare che ieri mattina alle Fosse Ardeatine con i parrocchiani della parrocchia di San Policarpo e con Padre Davide, che ha anche celebrato una funzione religiosa proprio dentro il sacrario, sono venuti alcuni veterani con alcuni giovani a celebrare proprio il rastrellamento del quadraro dentro le Fosse Ardeatine. Perché? Perché alle Fosse Ardeatine ci sono alcuni dei martiri che sono passati per il quadraro. Non dimentichiamo che il quadraro non era tuscolano, era l'ottava zona durante il periodo nel quale Sasà Bentivegna era uno dei capi di questa organizzazione. E voglio ricordare una cosa molto importante che si è scoperta proprio il 2 di aprile di questo anno, perché nel comune di Alatri abbiamo inaugurato un monumento, c'era un campo di internamento in una località chiamata Le Fraschette. Lì c'erano degli alleati prigionieri, c'erano degli anglo-inglesi, dei maltesi, c'erano dei croati, c'erano dei prigionieri. Bene, si è scoperto che c'è stato un gemellaggio fra il quadraro, i rastrellati del quadraro e le fraschette, perché gli stessi si sono poi incontrati a Fossoli, perché hanno fatto lo stesso percorso, l'abbiamo scoperto il 2 aprile proprio recentemente. Ma non posso esimermi, qui è presente il carissimo amico, il dottor Pierangelo Amen, che ha fatto un lavoro di ricerca e non ha terminato perché ancora continua, perché venerdì siamo, grazie all'Associazione Reduce dalla Prigionia, presidente l'amico Orlanducci, siamo riusciti, voglio dire collegialmente, a fare in modo che viene ricordato un sacerdote che è stata un'icona di questo quartiere durante la Resistenza, della Chiesa del Buon Consiglio, Don Gioacchino Rei. Grazie al prefetto Tronca e alle autorità poi del quale lui si è mosso, venerdì mattina è stata riconosciuta la concessione della medaglia d'oro al valor civile a Don Gioacchino Rei. Devo dire che c'è stata una bellissima iniziativa presso la sala della Protomoteca e che questo lavoro, ripeto, non è finito perché è iniziato con questa cerimonia, ma perché Don Gioacchino Rei era uno, ad esempio con mio padre, durante il bombardamento del Tuscolano, perché tutti parlano 19 luglio 43, il bombardamento di San Lorenzo, tutti ricordano il 16 ottobre il rastrellamento del ghetto, date importantissime, figurarsi se io posso sminuire date di questa natura, non ne avrei, sarebbe un'offesa, voglio dire, una cosa che non mi permetterei mai, ma perché Don Gioacchino Rei sa che durante i bombardamenti al Tuscolano, il 12 agosto ed altri, ci sono stati lui, insieme a mio padre, ad altri compagni, alcuni che poi veterani ancora in vita, col carrettino andavano a raccogliere i morti e i feriti che venivano colpiti da questo bombardamento, voglio dire, per cui, e alcuni della chiesa San Policarpo, qualche ragazzo che ha 95 anni ricordava molto bene questi fatti, perché questo quartiere non è solo quello della storia bimillenaria del Parco dell'Acquedotto, molto importante, ma c'ha la storia recente, quella appunto della Seconda Guerra Mondiale, dell'occupazione nazifascista, che è molto importante che sia ricordata nelle scuole. L'Associazione Famiglie Martiri Cadute per la Libertà della Patria, l'associazione che raccoglie poi la memoria delle Fosse Ardeatine, dei 335 martiri, ripeto, che sono passati per il quadraro, Aladino Govoni, quello del quale porto il nome, era un capitano dei Granatieri, che era nel fronte militare clandestino insieme a Montezemolo. E non dimenticate che alle Fosse Ardeatine
è stato decimato il fronte militare clandestino, ci sono 75 ebrei, sono rappresentate tutte le armi, i carabinieri hanno 12 martiri, ma tutte quante le altre armi sono rappresentate insieme a tutte le altre professioni. La cosa importante, e chiudo perché ho piacere di dare la parola all'onorevole Laura Coccia, ma mi premeva informare anche le persone che sono qui stamattina di queste cose che, appunto, come ricordavano alcuni rappresentanti delle istituzioni, non è una memoria che per noi finisce giorno per giorno, ma inizia giorno per giorno. E mentre continuiamo in questa memoria storica, non possiamo dimenticare che tra poco ricorderemo dei 70esimi anniversari molto importanti, perché ricorderemo il 2 giugno con il voto all'Assemblea Costituente, il voto alle donne e il referendum Monarchia Repubblica. Ricordando però che la prima volta le donne non hanno votato il 2 giugno, ma hanno votato il 10 marzo del 1946 nelle elezioni amministrative nell'82% dei comuni d'Italia. E io ricorderei anche, perché questo è un anno veramente che andrebbe proprio sviscerato, e penso che il nostro municipio, anche con la nuova amministrazione, visto che probabilmente cambierà rispetto a quelli che saranno i desiderata della popolazione, ma anche il mese di agosto, il 16, c'è stato il discorso di De Gasperi alla conferenza di pace a Parigi, e dovete sapere che De Gasperi a Parigi si portò la mamma di Lello Perugia e Papa Cervi come emblema proprio della resistenza, di quello che è stato della comunità ebraica e della resistenza, questo ricordo. E allora noi penso che come quartiere, come noi che tutti i giorni, 365 giorni all'anno, facciamo questa memoria storica, la facciamo nelle scuole, la facciamo nelle caserme, la facciamo nelle parrocchie, perché questa è una memoria di popolo, e quando qualcuno vuole avere il copyright o vuole avere i diritti d'autore della resistenza commette un grave errore, perché la resistenza è del popolo e dentro il popolo c'era tutto, giovani, donne, anziani, c'era di tutto, militari, civili, c'era tutto. E a questo ricordo, come ricordava prima chi mi ha preceduto, le bellissime parole di Calamandrei, vorrei solo aggiungere che Calamandrei, rispetto a quelle parole, all'Università di Firenze, quando chiesero: professore, ma dove è nata la nostra Costituzione? E Calamandrei rispose: ragazzi, andate sulle montagne, lì sono morti dei ragazzi, abbiamo preso il sangue di quei ragazzi e è diventato l'inchiostro che ha scritto la nostra Costituzione. Do la parola all'onorevole Laura Coccia che concluderà la nostra manifestazione. Se non sono propriamente alta, c'è bisogno di una giustarina al microfono. Buongiorno a tutti, ci rivediamo. Io vorrei ripartire dalle parole di Wanda, perché Wanda aveva profondamente ragione. Perché in questa piazza, esclusa te che non so come ti chiami, ma mancano i bambini, mancano i ragazzi, mancano quella generazione a cui noi dovremmo trasmettere la memoria. Passano gli anni, noi siamo sempre qui, però la memoria, noi diciamo, sempre va trasmessa, ci deve essere qualcuno che la ascolta. Mancano i ragazzi delle scuole, mancano appunto quelli che dovrebbero ascoltare. Allora mi chiedo, dov'è che abbiamo sbagliato? Perché non c'è bisogno di un insegnante o di una classe, di un gruppo di insegnanti illuminati che porta in giro i ragazzi e gli fa, tra virgolette, perdere un giorno di scuola, gli fa vivere un giorno di scuola alternativo e li porta al Quadraro, come tra l'altro si sta cominciando a fare. Ma se effettivamente noi fossimo riusciti a tramandarla la memoria, i ragazzi qui ci verrebbero spontaneamente. Non avrebbero bisogno di qualcuno che ce li porta, perché saprebbero che questo è un luogo della nostra storia. Questo è un luogo dove non solo la resistenza è nata, ma dove di tessere di partito ne giravano veramente pochi, con tutto il pericolo che questo voleva significare. La resistenza qui non è stato un gesto improvviso, la decisione momentanea di qualcuno o istintiva legata a singoli eventi. Qui molte persone hanno deciso di essere antifascisti ancora prima di andare sulle montagne. Qui molte persone non hanno mai avuto la tessera,
E questo ce lo dobbiamo dire perché è stata una scelta consapevole. E molti l'hanno pagata. L'hanno pagata perdendo il lavoro. L'hanno pagata abbandonando le famiglie. L'hanno pagata una scelta molto consapevole che affonda le radici nel passato, in una consapevolezza che nasce veramente dall'antico, perché il regime fascista in questo paese c'è stato 20 anni ed ha plasmato una generazione. Il fatto che qui al Quadraro in molti non avessero la tessera e in molti non hanno aderito a quel partito fascista vuol dire che qui nessuno ha mai piegato la testa al regime. E questo nella rappresentazione teatrale che da qualche anno viene fatta è rappresentato molto bene. Questa voglia di resistenza che non è un fatto estemporaneo, che nasce dal sentimento di essere più forte di chi ti vuole imporre e ti vuole dire cosa e come devi pensare. C'erano due posti a Roma se ti volevi salvare, in Vaticano e al Quadraro. Mi fa sorridere chi oggi dimentica, fa finta di dimenticare, che il Quadraro sotto è bucato, ci sono i tunnel. Noi l'abbiamo sempre saputo, fa parte della nostra storia, i partigiani ci si sono nascosti lì. Quelli che non sono stati presi il 17 aprile, perché ricordiamo che il 17 aprile è un rastrellamento civile, è il secondo rastrellamento civile di Roma dopo il ghetto. Eppure nei nostri libri di storia, nonostante sono tanti anni che ce lo ripetiamo, non c'è neanche una riga. Cosa ci vuole accanto al 24 marzo, alle Fosse Ardeatine, aggiungere una riga? A meno di un mese il quartiere del Quadraro è stato rastrellato, sono stati portati via i ragazzi, gli uomini, tutti gli uomini abili al lavoro. Questo vuol dire umiliare un quartiere, vuol dire tentare di piegarlo. Eppure le donne del Quadraro, quelle che sono rimaste, sono andate avanti, si sono fatte forza, loro che non avevano neanche il diritto di voto, che erano ancora succubi e passavano dal padre al marito perché c'era un diritto di famiglia che non riconosceva alle donne neanche la libertà dell'emancipazione. Quelle donne che poi sulle montagne, per quelle che sono andate sulle montagne, hanno insegnato, sono diventate le maestre, sono diventate le staffette partigiane, loro che non avevano neanche i diritti basilari di essere libere dalla patria potestà o dalla potestà del marito, si sono fatte carico del quartiere, hanno portato avanti le famiglie, nonostante una società in cui appunto le donne erano considerate comunque ancora un passo indietro. E a loro che noi dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie a Wanda e a tutti i reduci, i figli dei reduci che questa storia ce la continuano a raccontare, perché la memoria non è una cosa scontata, non è scontato che chi ha sofferto la prigionia oggi ci venga a raccontare che cosa ha passato. Non è stata la scelta di tutti. Molti hanno deciso che la guerra era un peso troppo grande da portare e se l'è tenuto gelosamente dentro. E noi abbiamo perso migliaia di testimonianze in questo modo, migliaia di storie, perché non hanno avuto il coraggio di condividerle, di fare memoria. È per questo che noi dobbiamo far sì che ogni commemorazione ci sia non solo tante persone, ma anche tanti ragazzi. E tanti giovani, tanti bambini, perché questa è la nostra storia, ma non è la storia del Quadraro, non è la storia di Roma, è la storia di tutto il paese. Il fatto che ancora andando in giro e parlando del rastrellamento del Quadraro ci sia qualcuno che non sa neanche cosa sia o dove sia di casa. Il Quadraro è qui, però il Quadraro è qui non solo il 17 aprile, anche qui mi dispiace ma devo dare ragione a Wanda.
Il quadrario esiste 365 giorni l'anno. Noi siamo sempre qui. E fare memoria, onorare le vittime del rastrellamento, i loro familiari, vuol dire anche prendersi cura del territorio, far sì che ci siano luoghi di memoria, ma che sia anche un posto bello e curato dove vivere, per esempio. Stamattina notavo che c'è stato l'ennesimo murales deturpato, ma tanto ormai ho fatto la conta, mi sa che non ne sfugge più nessuno. E questa volta hanno scritto una frase pure sbagliata, come ce ne sono tante. Ah, perché vi voglio dare un'informazione, qualora mi stia sentendo chi ha scritto Achtung Banditen per tutto il quartiere. È sbagliato. Ci avete messo due puntini di troppo. Voi potete scrivere quello che vi pare. Anzi, non lo potreste fare, ma visto che lo fate, sappiate che con le vostre bombolette non cancellerete mai la nostra memoria. Perché noi la memoria ce l'abbiamo dentro. E se c'è qualcuno che ancora vuole tentare di deturpare il murales dedicato al rastrellamento del Quadraro, ci troverete lì a rimetterla a posto un'altra volta. Perché anche questa è resistenza. Perché a me fa male al cuore vedere che c'è chi si prende cura di questo quartiere e chi invece pensa di potersene andare in giro a fare come gli pare. Questo è il nostro quartiere. Noi dobbiamo prenderci cura del nostro quartiere. E poi a chi ha scritto oggi qualcosa sulla rivoluzione. Il Quadraro non ha fatto la rivoluzione, la resistenza non era la rivoluzione. La resistenza è la resistenza. Neanche le basi. Ragazzi, manco le basi. La resistenza vuol dire non piegare la testa, vuol dire sapere qual è l'obiettivo finale che vuoi raggiungere. Al Quadraro, questa resistenza, questa voglia di non piegare la testa a uno che altro che elezioni. L'ultimo plebiscito l'ha fatto nel 29 e si poteva votare in un modo solo. Non c'era manco la possibilità di scelta. Ve li ricordate i manifesti? Io le foto l'ho viste di quei manifesti, lungo tutti i palazzi. Allora ricordiamoci da dove siamo venuti. Ricordiamoci che questo quartiere ha il diritto alla sua memoria, ha diritto ad essere riconosciuta. Sono contenta che il Campidoglio abbia finalmente preso atto di Don Gioacchino Re. Sono contenta che il Comune di Firenze scoprirà una targa in onore dei rastrellati del Quadraro, per ricordare che sono passati a Campo di Marte. Allora, quando usciamo da qui, quando ognuno di noi uscirà da qui, è quello il momento in cui dobbiamo cominciare a fare memoria. E allora vi do appuntamento al prossimo anno, ma mi auguro che ognuno di noi si prenda l'impegno di portare un'altra persona. Io ho questo sogno. Facciamo in modo che questo piazzale sia pieno. Perché questo vuol dire fare memoria. Perché mi dispiace, ma le corone di fiori, tra qualche giorno, ce le dimenticheremo. E non è questo che dobbiamo fare. Grazie.